non finisce così. Manca ancora qualcosa. Un sorriso, una foto, un cuore, una rosa. Si riparte da qui, ce n'è ancora di strada. Facile o difficile tornare, ma sai, mi mancava tutto di noi. Mi sentivo fragile, ma in fondo chissà, la ragione poi chi ce l'ha. Io ci provo. Mattia Bazar a Radio Incontro. Ciao, buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Abbiamo Luna. Buongiorno. Ciao, sì, Luna. Chiamata. Ciao. Benvenuta a Radio buongiorno. Incontro. È un piacere per noi. Ci siamo tutti, eh? Ci siete tutti. Anche Gino. Anche Gino. Anche Gino è presente. Che ha telefono, anche lui. Benissimo. Mattia Bazar al gran completo. Fabio, ci vuoi presentare tutto il gruppo? Certo, certo. Te li presento subito. Allora, Gino Zandonà alla chitarra, che è qui. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao Gino. Per Carlo, detto Lallo, Tanzi alla batteria. Ciao a tutti i radioascoltatori, eccomi qua, presente. Ciao Lallo. Silvio Melloni, nota del redattore, l'unico ligure rimasto nel gruppo ed è il bassista. Ciao. In Belin ci vuole un ligure nei Mattia Bazar, assolutamente. Obbligatorio. Ciao Silvia, e ciao. Poi la nostra punta, il nostro diamante, e cioè Luna Dragonieri alla voce. Ciao a tutti, eccomi. Ciao Luna, è un piacere sentirti con questa voce bene. Meravigliosa. Anche per me. E non finisce così, senza la E. Non finisce così. Questo è il nuovo singolo, vero Fabio? Certo, questo è il nuovo singolo, guarda Silvania, sembra quasi un segno del destino aver ricevuto da parte di Miriam, che è la moglie di Giancarlo Gozzi, che ringrazio tantissimo, aver ricevuto questa cartelletta piena di cose, di idee, di fogli scritti da Giancarlo. E tra tutti questi foglietti mi è balzato subito all'occhio questo testo, che era già più o meno così, che non finisce così. Io cosa ho fatto? Sono andato subito da Piero Cassano, che è il nostro, conoscete tutti, fondatore storico dei Mattia Bazar, che lavora sempre con noi, ci supporta, ci consiglia, non è più primo attore, però è con noi sempre. Gli ho chiesto se la sentiva di musicare questa canzone, lui ovviamente ha risposto in modo positivo, ci siamo trovati in studio, abbiamo realizzato, cantato, suonato, prodotto questo brano, che è in questo momento il giusto simbolo della storia dei Mattia Bazar, perché la storia appunto dei Mattia Bazar non finisce così, diciamo che prosegue in quello che è un discorso di continuità, anche per questa conclamazione di questo passaggio di testimone che sia Giancarlo e soprattutto Piero, con un videomessaggio quando siamo stati a Domenica Inn, ha conclamato, cioè il fatto che io sia l'erede naturale della storia dei Mattia Bazar, per cui ho questa bandiera, ho questo zaino di oneri e onori che mi carico sulla schiena insieme a questi miei quattro splendidi compagni di viaggio. Andremo a conquistare il mondo. Con te Fabio ci siamo già sentiti per il singolo precedente, è un piacere tornare a parlare insieme di questo nuovo, anche per me, e soprattutto dell'album. E certo, sì, e ovviamente, perché questo singolo Non finisce così è, diciamo, fa parte di un album che noi abbiamo fatto rivisitando, diciamo così, tutti, una parte, non tutti perché sarebbero tanti, una parte dei grandi successi dei Mattia Bazar. Sono 12 tracce,
dove all'interno trovi canzoni che non puoi lasciare a casa, tipo Solo tu ti sento, Vacanze romane, C'è tutto il mondo intorno, Cavallo bianco e via dicendo. È stata una voglia di rilettura di questi brani storici di Mattia Bazar in questa formazione, anche per far capire alle persone come si evolve il mondo di Mattia Bazar. Con la voce fresca e potente di Luna. Esatto. Vogliamo un pensiero da parte di Luna, un pensiero su questo album. Luna, sì. Dacci un tuo pensiero su questo album e com'è stato per te tornare indietro e cantare questi pezzi senza tempo che fanno parte della storia della musica italiana. È assolutamente un privilegio per me. Aver poter rappresentare quello che appunto, come dici tu, è un po' la storia, no? Un po' anche la nostra cultura, diciamo, musicale, perché quando si dice Mattia Bazar, secondo me si parla proprio di cultura un po' musicale italiana, un po' di storia. Quindi sì, sono assolutamente fortunata e privilegiata e naturalmente anche, come dire, sicuramente è stato difficile trovare la maniera di dare del mio, no? di aggiungere qualcosa di mio a dei brani che comunque sono già come dire iconici e bellissimi così, ecco. Quindi è stata comunque un'operazione difficile da parte di tutti quanti noi del gruppo, soprattutto anche di chi si è occupato degli arrangiamenti, no? Come appunto tutti gli altri ragazzi, Fabio, Gino, Silvio, Lando, eccetera. Quindi insomma è stato difficile, però devo dire che il fatto di essere così uniti, no? Di avere un feeling speciale tra di noi, ci ha dato quella cosa in più, e anche a me devo dire ha dato questa cosa in più per trovare quella, non lo so, quella, come si può dire, quell'X factor, potremmo dire, per fare qualcosa di bello. Quindi penso, cioè, siamo molto contenti del lavoro, nonostante sia stata dura, ecco. Beh, lo immagino. Grazie per i ragazzi, Luca. Grazie per i ragazzi. No, ormai ho imparato la lezione, lo so che non devo dire che siete vecchi. Che c'è troppa differenza di età tra di noi, quindi non lo dico più. Sono più giovane. Gino, sei già in pensione tu. No, non è vero. Gino è sempre sulla cresta dell'onda, vero Gino? È vero. Confermo anch'io. Ecco, ce lo conferma anche Luna. Noi siamo più giovani, capito? Noi siamo tanto giovani dentro, ma tanto. Esatto. Un pensiero di Piercarlo, detto Lallo, su questo nuovo album e su questo singolo. Beh, guarda, innanzitutto rinnovo il saluto ai radioascoltatori. Il nuovo singolo rispecchia tantissimo le sonorità che noi abbiamo, diciamo, portato al mondo Mattia. Fabio ha voluto coniugare le sonorità con la formazione storica, cioè 4 ragazzi e una ragazza, e quindi con questa connotazione, con la freschezza e la voce straordinaria di Luna, abbiamo, diciamo, dato un vernissage un po' quelli che erano il mondo sonoro dei Mattia, considerando sempre la tradizione, ma tracciando una linea in avanti verso il futuro. Quindi il singolo rispecchia pienamente questo mood, che grazie anche a Piero Cassano, che ci ha dato una grandissima mano e ha accettato a piedi pari praticamente questo progetto, e lo ringraziamo. Miriam Gozzi e Davide Gozzi della famiglia Gozzi, Fabio ha praticamente fatto proprio da tregignon di questa situazione e ci ha portato a traghettare questo singolo e poi a rivestire i brani storici che sono contenuti nel The Best Of, che usufruibile su tutte le piattaforme, Spotify eccetera eccetera, quindi si può scaricare l'intero progetto e ascoltarlo per intero. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. E poi un pensiero in chiusura anche di Silvio. Certo, guarda, è qua Silvio. Sono qui naturalmente. Beh, come pensiero innanzitutto, diciamo che noi sentiamo, io particolarmente, tutti gli altri sentiamo una responsabilità nel portare avanti il brand, il nome dei Mattia Bazar. Quando Fabio ci ha un po' preso tutti quanti durante il lockdown, perché noi ci siamo chiusi in studio durante il lockdown, abbiamo fatto tutto quello che sentite, è venuto fuori in tutto questo periodo, e non sentirete solo, non finisce così, ma ci abbiamo in serbo anche
tante tante altre cose che abbiamo già registrato durante tutto questo periodo, quando Fabio ci ha detto a me, a Gino, a Lallo, a Piercarlo, Lallo Tanzi, di entrare a far parte di Mattia Bazar, c'è stato un attimo che siamo svenuti tutti e tre, poi fortunatamente ci siamo ripresi e avete cominciato detto, sì, con entusiasmo, sì, diciamo a questa avventura che andiamo a intraprendere. È un'avventura importante per tutti noi, è un'avventura anche che come ti dicevo prima, sentiamo di voler portare avanti alla grande, perché il nome di Mattia Bazar è famoso non solo in Italia ma anche nel mondo, quindi rappresenta proprio l'Italia e per noi, noi la sentiamo dentro questa cosa e speriamo di riuscire a portare sempre avanti tutto questo discorso che è stato iniziato nel 75 e insomma lo dirà la gente, lo direte voi se piace o no questa formula che abbiamo. Ma noi ce la mettiamo tutta, guarda. Grazie Silvio, grazie. E tornando invece a Fabio, il progetto discografico, Fabio dal via al tour estivo. Certo, il tour estivo che ormai è agli sgoccioli, ci stiamo preparando al meglio. Tra il 15 e il 20 di giugno usciremo in tour in tutte le piazze italiane e non solo. Anche ovviamente, come diceva prima Silvio, essendo famosi in tutto il mondo, avremo tante tappe anche all'estero. Non vediamo l'ora di salire su un palco perché ci manca il nostro pubblico. Sono 2 anni di ferma, un po' non solo per Mattia Bazar, ma per tutto l'ambiente artistico, per cui abbiamo tanta voglia di fare. Abbiamo 2 ore di spettacolo, uno spettacolo che farà un excursus storico dei brani dei Mattia Bazar, da Stasera che sera, che è stato il primo brano, fino ad arrivare appunto a Non finisce così, che è il nostro nuovo singolo. E invito tutti a seguirci anche sulle nostre sui nostri social, che sono Instagram Mattia Bazar Official, Facebook Mattia Bazar Official Page, e in tanti vorremmo che vi iscriviate al nostro canale YouTube Mattia Bazar Official. Grazie Fabio, Piercarlo, Lallo, grazie a te Silvio, grazie, Gino, grazie. E Luna. Grazie, ciao. Grazie a te. Grazie. Ragazzi, in bocca al lupo, un'estate meravigliosa. Ci sentiamo presto. Certo, e noi ti lasciamo così perché la storia di Mattia Bazar non finisce così. Non finisce così. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Non finisce così. Manca ancora qualcosa. Un sorriso, una foto, un cuore, una rosa. Si riparte da qui. Ce n'è ancora di strada. Facile o difficile tornare, ma sai, mi mancava. Se sarà.